a tutti i sacerdoti e i seminaristi, vivi e defunti, che sono passati per il seminario unico, regionale unico, durante i suoi 100 anni di storia, che oggi celebriamo. Lode e grazie al Signore per il grande dono che ha fatto alle chiese che sono in Umbria. Il seminario regionale Pio XI ha consentito alle nostre diocesi di avere sacerdoti ben preparati sotto l'aspetto spirituale, culturale, teologico, pastorale. Ha contribuito a rafforzare la comunione tra di essi e le nostre chiese, costruendo legami di conoscenza reciproca, di amicizia e di collaborazione tra i sacerdoti. Ha stimolato l'apertura a un più ampio orizzonte, nazionale e internazionale, approfittando di eventi, incontri, esperienze che Assisi offre frequentemente. Ha favorito la crescita di un bel rapporto di stima, integrazione, fraternità con le famiglie francescane e altre realtà ecclesiali. Ne è segno emblematico l'Istituto Teologico di Assisi, dove convivono fruttuosamente tutte le componenti del popolo di Dio. Di questo bel clima certamente si rallegra anche San Francesco, che nel suo testamento testimonia un'altissima considerazione per il prete diocesano. Il Signore mi diede e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro e li voglio tenere, amare, onorare come miei simboli, e non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio. Oggi, nella nostra società secolarizzata, la concreta figura storica del sacerdote è chiamata a rinnovarsi in senso missionario. Al riguardo mi sembrano molto pertinenti le letture bibliche che sono state proposte. Il testo del profeta Ezechiele ci ha presentato Dio che va alla ricerca dell'uomo. Ecco, io stesso cercherò le mie pecore. Le radunerò da tutti i luoghi dove erano dispersi nei giorni nuvolosi di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio, andrò in cerca della pecora perduta e condurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Una pastorale differenziata, oggi mi pare sia molto attuale, molto importante. Dio si fa pastore del suo popolo, si impegna personalmente, si prende cura con amore appassionato. Nel brano della lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo ci ha invitato a meditare quanto sia inaudito, inimmaginabile l'amore di Dio per noi. A stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ci ha amato e ci ama per primo, gratuitamente. Noi che siamo peccatori e in quanto tali suoi nemici. Dio ci ha amato fino a dare ciò che ha di più caro, il suo Figlio, fino a consegnarlo alla morte.
e Cristo ha fatto proprio l'amore del Padre per noi peccatori, consegnandosi liberamente alla morte e alla morte di croce. Nel Vangelo abbiamo ascoltato la parabola della pecora perduta, in cui soprattutto è messa in risalto la gioia di Dio per la conversione dei peccatori. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora. Così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte. La parola cielo, come sappiamo bene, è usata per evitare, in segno di rispetto, il nome di Dio. Perciò vi sarà gioia nel cielo significa vi sarà gioia in Dio, in Dio. La missione del sacerdote è a servizio di questo inaudito atteggiamento di Dio e di Cristo verso il peccatore. Si colloca dentro questo dinamismo di amore, di passione, di gioia, che ci riempie di stupore e di commozione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Gli apostoli, i vescovi loro successori, i presbiteri loro collaboratori partecipano alla missione di Gesù e ricevono il suo Santo Spirito. Ricevono l'autorità e il potere di agire in nome di Gesù e la grazia di poter amare come Gesù, per essere immagine, memoria e presenza viva di Lui, capo e sposo della Chiesa. Attraverso di loro, attraverso dei sacerdoti, Egli vuole raggiungere gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Non manda soltanto, viene lui stesso con i suoi inviati. Come Cristo ha portato e rivelato nel mondo la presenza e l'amore del Padre, così i sacerdoti sono chiamati a trasmettere e manifestare la presenza e l'amore di Cristo Pastore. Noi sacerdoti siamo presi dentro una grandiosa iniziativa di Dio e di Cristo, iniziativa che viene dall'alto e attraversa tutta la storia. Dobbiamo sentirci portati da una corrente di grazia che procede inarrestabile verso il regno di Dio. Dobbiamo ravvivare incessantemente la fiducia, il coraggio, la gioia, mai cedere alla tristezza, alla tentazione di sentirci inutili, quali che siano le difficoltà e gli apparenti insuccessi del nostro ministero. Cerchiamo di non dimenticare l'insegnamento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capitolo 9, secondo cui la Chiesa, anche quando appare un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. La Chiesa può essere anche piccola di numero, ma la sua missione è sempre universale, collabora sempre efficacemente alla salvezza di tutti gli uomini, cristiani e non cristiani. Anche quando la comunità cristiana sociologicamente è ridotta a una minoranza, tuttavia può cooperare efficacemente con Cristo Salvatore per la salvezza di tutti gli uomini, cristiani e non cristiani. Le vie della grazia sono misteriose e solo Dio conosce il cuore degli uomini. Alle nostre comunità è chiesto di essere autentiche, soprattutto autentiche,
più che di essere numerose. Mai dunque cedere alla tristezza e allo scoraggiamento. Come sacerdoti dobbiamo prima di tutto coltivare un rapporto personale e intenso con il Signore Gesù, per condividere con Lui i pensieri, i progetti, gli affetti, le attività, le gioie, le sofferenze, le speranze. Dobbiamo sempre più diventare una cosa sola con Lui, per accogliere in noi e lasciar passare attraverso il nostro cuore e la nostra vita, come ci ha esortato Giovanni Paolo II nella Apostolica Regis, il suo amore di pastore e sposo per la Chiesa e il suo amore salvifico per tutta l'umanità, in modo importante, questo riconoscibile e visibile. Tanto forte deve essere la nostra spiritualità, la nostra comunione con il Cristo, che chiunque ci incontra in qualche modo dovrebbe rendersi conto che sta incontrando anche il Signore in modo riconoscibile e visibile. Il beato Giovanni Paolo II non solo ci ha insegnato in che senso deve rinnovarsi la figura concreta del sacerdote oggi, ma ce lo ha fatto vedere lui per primo con la sua straordinaria testimonianza. Era un uomo di fede appassionata nel Cristo crocifisso e risorto, di devozione filiale alla Madonna, di preghiera intensa e prolungata. Dallo stupore per la rivelazione dell'amore e della misericordia di Dio in Cristo scaturiva il suo slancio missionario. I viaggi apostolici sono stati la novità più appariscente del suo pontificato. Sono stati, lui stesso lo dice, sono stati una scelta consapevole e convinta, fin dall'inizio, malgrado le obiezioni e i rilievi critici. Il suo proposito, l'ho inteso con le mie orecchie, ho lieto, durante un pranzo, dopo la processione del Corpus Domini, ecco, il suo proposito, in gran parte realizzato, dobbiamo dire, era di visitare tutte le nazioni della Terra, tutte le diocesi italiane, tutte le parrocchie di Roma, per onorare la sua triplice responsabilità di pastore universale, di primate d'Italia, di vescovo di Roma. Scherzosamente diceva che non gli bastava essere Pietro, voleva essere anche Paolo, l'apostolo delle genti. Neppure l'attentato e la malattia hanno potuto fermarlo. Diceva che il Papa non deve solo lavorare, ma anche soffrire come il Cristo. In molti modi, e specialmente con l'enciclica Redemptoris Missio, ha cercato di ravvivare la responsabilità missionaria dei pastori e di tutto il popolo di Dio. Scrive: la missione riguarda tutti i cristiani, tutte le diocesi e parrocchie, le istituzioni e le associazioni ecclesiali. In particolare, ha sottolineato ripetutamente, lasciatemelo dire, ma non solo perché sono stato presidente del Pontificio della Consiglio, perché è vero e perché sono profondamente convinto di quello che dico. In particolare ha sottolineato ripetutamente l'importanza decisiva della famiglia come soggetto, non solo come oggetto, come soggetto di evangelizzazione. È arrivato a chiamare la famiglia una volta piccola chiesa missionaria, non solo piccola chiesa missionaria, e ad esclamare un'altra volta: Chiesa Santa di Dio, tu non puoi fare la tua missione se non attraverso la famiglia e la sua missione. Giovanni Paolo II, questo santo pastore del nostro tempo, chiama i sacerdoti di oggi ad essere uomini di solida fede, di intensa spiritualità, di fervoroso impegno missionario. Indica anche come priorità pastorale la formazione di cristiani e comunità cristiane
che vivano un profondo rapporto personale con il Signore, magari minoranze, non importa, ma un profondo rapporto personale con il Signore e sentano una forte responsabilità missionaria. Propone in particolare la formazione di famiglie cristiane che siano soggetto di evangelizzazione. Certo, si deve andare sempre a tutti, ma ci si va con pochi. Se i pochi sono sale della terra, se sono luce del mondo, non ci andiamo da soli, ci andiamo con questi fratelli che più degli altri accolgono in loro l'amore di Cristo Salvatore. Tutto questo è di grande attualità ed è perfettamente in linea con l'anno della fede, voluto dal nostro amato Papa Benedetto XVI. Anche la necessaria e urgente pastorale per le nuove vocazioni del sacerdozio e in generale per tutte le vocazioni mi pare che debba privilegiare la preghiera delle comunità cristiane, la preghiera dei giovani stessi e anche coltivare le minoranze animate da solida spiritualità e responsabilità missionaria. È il Signore che chiama e chiama specialmente nei primi di preghiera, oltre ovviamente attraverso la testimonianza generosa e gioiosa di quelli che già sono sacerdoti. Vogliamo pregare subito in questa messa con grande fervore per le vocazioni al sacerdozio e per il nostro seminario regionale unico. Il Signore che durante la sua vita pubblica ha dedicato una cura del tutto speciale al gruppo dei discepoli, facendone il primo seminario, il seminario itinerante, abili stabilmente anche in questo nostro seminario e con la forza del suo Santo Spirito accenda sempre il fuoco e lo splendore della comunione e della missione.